qua. Ciao Vagaborder, oggi una recensione. Nel video di oggi parleremo degli skateboard completi Ghetto Blaster. Questi skateboard cominciano a vedersi sempre più di frequente negli skate shop italiani e negli skate shop online. E allora vediamo insieme come sono fatti e soprattutto andiamo a provarli per capire se vale la pena acquistarli oppure no. Eccolo qua, pronto per il test, ma prima di iniziare voglio ringraziare i ragazzi di Ghetto Blaster per avermi dato la possibilità di fare questa recensione inviandomi questo sample. Bando alle ciance, adesso vediamo come è fatto lo skateboard di Ghetto Blaster. Prima di tutto mi ha colpito, direi, il livello, la qualità di quello che è il loro primo skateboard, la prima serie di skateboard. I deck sono disponibili in diverse misure, un po' per tutte le esigenze, 7 strati di acero canadese, cuscinetti ABEX 7 di tipo 608 RS, quindi con il parapolvere rimovibile, così potete fargli tranquillamente e comodamente la manutenzione. Le ruote sono da 53 mm 100A di durezza, quindi una ruota skate abbastanza classica, molto versatile, sembra fatta davvero bene. I track forse sono la parte che mi ha colpito di più, perché sono veramente ben fatti, sono hollow kingpin, quindi hanno il kingpin forato, questa parte qua con il foro centrale, che permette di risparmiare un po' di peso, e inoltre sono completamente personalizzati con i login di Ghetto Blaster. I gommini montati sembrano dei medium, leggermente più rigidi della norma, ma questo può essere un bene soprattutto se cercate un po' di stabilità in più all'inizio. Bella anche la soluzione delle viti con l'effetto anodizzato colorato. Il grip sopra ha un'ottima grana, è tagliato perfettamente, quindi ha anche delle ottime rifiniture e addirittura personalizzato qua dietro. Il fatto che ci sia un login nella parte posteriore della tavola è ottimo soprattutto all'inizio, perché ti permette di capire velocemente qual è la punta e la coda della tavola. Un altro piccolo accorgimento che però è molto comodo. Direi che non rimane che uscire a provarla. Andiamo! Concludiamo questa recensione degli skateboard Ghetto Blaster qua in cucina nell'ultimo momento libero che mi è rimasto della giornata. Decisamente al di là delle mie aspettative, avevo notato da subito che era realizzato con molta cura, ma non mi aspettavo che i componenti sinceramente andassero così bene. In particolare mi hanno stupito le ruote e i track. Le ruote da 53 mm che hanno usato sono estremamente scorrevoli e allo stesso tempo slidano molto bene, al di sopra di tutti gli altri skateboard che ho provato in questa fascia di prezzo. Qua sotto, come sempre, trovi il link al prodotto con i prezzi aggiornati. La tavola nel complesso è leggera, ha un ottimo pop, i track sono eccezionali, rispondono bene anche i gommini che hanno usato sotto, mi piacciono molto e sono molto versatili, quindi la tavola quando arriva sono abbastanza stretti, quindi vanno bene per un peso intermedio intorno ai 70-75 kg. Con lo stesso gommino, semplicemente allentando, riusciamo già a ottenere un'ottima sterzata. I cuscinetti sono molto scorrevoli e insieme allo skate arriva anche questa confezione. Dentro troviamo questo skate tool, davvero comodo e funziona molto bene. Piccolo e portatile, non è ingombrante come le classiche chiavi da skate. Lo skateboard Ghetto Blaster ha un prezzo che è decisamente minore del suo reale valore. Cosa simpatica, mentre provavo questo skate, ho conosciuto uno skater del posto, Cola, ed ecco le sue impressioni. Sei tu lo youtuber oggi. Oh, che bello! Come ti chiami? Francesco. Francesco. Nerd Cola. Cola, vedi? Cola. Cosa ne pensi? Molto bello, piace? Anche le ruote mi sono piaciute. È davvero un'ottima tavola. L'unico dubbio a questo punto è uno: che animale è quello nelle grafiche? Scrivimelo qua sotto nei commenti. Fammi sapere secondo te che animale è. Guarda, guarda, questo è un mostro. Ah, è un mostro tipo un festival, e sotto c'è un'altra maschera. Questo è tutto anche per la recensione di oggi. Io spero sinceramente che ti sia stato utile. Come sempre, qua sotto lasciami un commento, fammi sapere cosa ne pensi, o se l'hai provata dimmi la tua opinione su questi skateboard completi. Nel link in descrizione trovi i link ai prodotti con tutti i collegamenti ai prodotti di cui abbiamo parlato. Dalla cucina Vagaborder è tutto, un saluto e al prossimo video.